Il violento litigio avvenuto a Saint-Pierre-Lagourne nella notte fra sabato e domenica fra alcuni nordafricani e una famiglia Rom sta alimentando in queste ore nuove polemiche in città. La rissa, caratterizzata da bastoni, lancio di sassi, autosperonate, avrebbe potuto infatti coinvolgere i residenti del posto. Alcuni automobilisti in transito lungo via Saint-Pierre-Lagourne sono stati costretti a fermarsi per non cadere sotto la sassaiola arrivata in strada. La Lega Nord torna a protestare e dal comune fanno sapere che verranno presi provvedimenti nei confronti dei responsabili una volta accertate le dinamiche dell'episodio. Sappiamo che ci sono diverse famiglie con fragilità che sono state in quel contesto e dalle prime informazioni, insomma, ci risulta che alcune di queste siano coinvolte, fra l'altro sono coinvolte anche persone che dalle prime informazioni non avevano titolo a trovarsi in quel insediamento, per cui non appena chiarite le dinamiche e le responsabilità ci saranno, insomma, prenderemo i necessari provvedimenti. Mi sembra la cosa, diciamo, più naturale che l'amministrazione possa dare seguito a queste circostanze. Purtroppo a Nizza c'è un Partito Democratico che aiuta sempre i soliti. Non è una questione di razzismo, è una questione che è ovvia, dove ci sono persone di non nazionalità italiana che continuano insomma, a fare dei danni, soprattutto in case dove vengono, tra virgolette, regolate per possibilmente integrarli. Non mi sembra che questi hanno voglia di integrarsi, anzi creano disagi anche alla cittadinanza, addirittura delle volte si passano delle macchine e volavano sassi in mezzo alle strade. Io voglio capire quanto l'amministrazione deve durare ad assistere queste persone. Gli è stata data una casa a personaggi che hanno fatto dei danni nel nostro territorio. Secondo il nostro punto di vista, devo definirla. Comunque le elezioni arrivano a breve e quando saremo a amministrare noi questa città solo prenderemo provvedimenti, anche perché noi siamo per la legalità e questi assolutamente sono tutto che a favore, insomma, della legalità, ecco. Nel breve invece porterete la questione di nuovo in consiglio comunale. Sì, avremo un'interpellanza comunale per chiedere che cosa voglia fare l'amministrazione, anche se ormai ne abbiamo fatte non so quante, però giustamente noi siamo lì per sorvegliare il territorio e continueremo in questo modo, ecco. In generale le situazioni diciamo che sono collegate ai percorsi di transizione abitativa dei nuclei Rom sono sotto controllo, non sono mancate naturalmente come tutti i percorsi che hanno le loro difficoltà, non sono mancate anche falle di criticità che fino ad oggi, diciamo, sono state sempre superate, per cui anche in questo caso, diciamo, l'obiettivo dell'amministrazione è quello di intervenire, normalmente l'obiettivo normale è quello di intervenire in prevenzione, quindi intervenire prima che si verifichino certe cose, non sempre questo è possibile, naturalmente dovremo fare le valutazioni del caso, ma questo non mette sicuramente non mette in crisi, non mette in difficoltà nella nostra idea il percorso di transizione abitativa, anzi a maggior ragione se posso dire lo avvalora perché in questa fase proprio attraverso questi percorsi di transizione abitativa che ci permettono di individuare persone, luoghi e nuclei familiari ci permette anche di fare le valutazioni più approfondite, più mirate e concentrate sulla persona, non sul fatto di appartenere o meno a un gruppo etnico o a un gruppo sociale.